Che cosa intendo per questo? Ormai è finito nelle rievocazioni giornalistiche, altro che nei libri di storia, è il luogo comune che la vita negli ultimi 50 anni è cambiata più che nei precedenti 2000. Che vuol dire praticamente che io quando ero bambino vedevo mia madre fare le stesse cose che poi a scuola ci raccontavano che faceva Penelope, accendeva il fuoco per cucinare, caffè, il bagno veniva bollita l'acqua e ce lo facevamo in una stanzina accanto versandoci addosso l'acqua calda. Noi eravamo abbastanza privilegiati, per dirvi, andavamo a villeggiatura, per esempio, in villeggiatura, che vuol dire che veniva mio nonno con un carretto, caricava quattro masserizie e spostava queste masserizie ad una distanza che sarà stata massimo un chilometro da dove abitavamo a Bagheria, e andavamo in campagna. Mio padre, poi ho fatto addirittura un libro di quelli che si fanno dopo che uno ha fatto 60 anni per rievocare questo tempo, insomma, no? Che sembra appartenere ad un passato addirittura mitico. Mio padre tutte le sere veniva su dal paese, in campagna, e diceva: al paese si muore di caldo e qui invece si sana di fresco. E trovavamo in villeggiatura, che vuol dire che in questo stanzone, insomma, che sarà stato quanto da questo tavolo qui, cioè, che serviva sostanzialmente per conservare gli attrezzi della campagna e dove si mettevano temporaneamente i limoni raccolti prima che si portasse il commerciante, questo spazio veniva diviso da delle paratie di legno, che poi erano le cosiddette maibbe, che erano delle tavole di legno che servivano nel mese di agosto per farci asciugare la salsa di pomodoro e per fare l'estratto che poi serviva in inverno, perché non è che come adesso che il pomodoro c'era tutto l'anno, no, il pomodoro c'era da metà luglio alla fine di agosto, e in quel periodo si facevano le bottiglie, si faceva l'estratto di pomodoro, per cui poi in inverno si usava questa bottiglia brunastra che mia madre ogni anno religiosamente mi continua a comprare, perché se no io muoio, perché è come la pillola. Se mi tolgono l'estratto oppure il mazzetto di ginocchio selvatico, è come mettere la criptonite davanti alle bovite, mi secco. E quindi praticamente, insomma, durante tre mesi noi vivavamo come adesso vivono gli albanesi clandestini in certe case abbandonate, e questa era la villeggiatura. Quindi era un mondo che viveva da lì. Ora è più che comprensibile che mio padre sperasse che suo figlio diventasse medico, diventasse ingegnere, diventasse un bravo professionista. Mi ricordo che a Parigi poi avevo trovato un numero di una rivista.